ci metterei anche magari a evitare di mettere gestore di sale da slot machine alla guida di società partecipate. Forse può essere anche questo un motivo di cultura. Non ha capito. Pazienza se non ha capito. Pazienza. Sono molte le cose che non capite. Non è questa, non è giusto. Meno male, ogni tanto sì, perché difendere l'indifendibile è qualcosa che non si può sentire, agitare come ho sentito fare, ricatti occupazionali è qualcosa di vincero, in civile, e che non fa parte della nostra cultura politica. Allora, che cosa è successo in Acqua Farma? Se non lo sapete ve lo dico io, strano che non ve l'abbiano spiegato. È successo per anni questo, che Acqua Farma spendeva per fare servizi al comune 100 e fatturava 70, quindi faceva al comune di Carrara servizi sotto costo. Da qui probabilmente nasce il buco. Perché viene fuori soltanto nel 2014? E questo dovete chiederlo all'amministrazione, non a noi, cara signora, perché noi in consiglio comunale non c'eravamo. E i membri del precedente consiglio di amministrazione del precedente collegio sindacale non li abbiamo nominati noi. Allora le faccio una domanda io: come mai quando abbiamo chiesto di far chiarezza sui conti di Acqua Farma facendo una bella commissione d'inchiesta ci è stato detto di no? Non è che qualcuno doveva mettere un po' qualcosina sotto il tappeto per non far vedere che cosa in realtà era accaduto in quegli anni? Perché ora io quando vedo i bilanci di Acqua Farma, purtroppo, dopo quello che mi sono visto presentare nel 2014, francamente ho dei seri dubbi. Questo è come stanno le cose, come stanno le cose. E ora noi che cosa dovremmo fare, secondo lei? Metterci a fare un'altra petizione vedendo tra i dipendenti quelli che sono contrari all'amministratore unico? È questo il livello politico a cui siete arrivati, a cui siete scesi? Utilizzare il ricatto occupazionale su una questione politica come questa, ma dico un minimo di decenza, un minimo di dignità. Vergogna! Bravo Matteo! Eh no, t'ha paura! T'ha paura, bella! La sindacalista parla, quella che difende i lavoratori. Lozza, e mi ci ha portato. Non vuole responsabilità. Chi si occupa di gioco non lo può avere nemmeno chi vende fumo e chi vende altro. Ma lui vende anche allora fumo. Allora tutti. Ma è quello che fa. Ma lui vende anche fumo. Ma cosa se qui siamo un fuori? Gli aveva detto il contrario. Gli aveva detto il contrario. Proponetelo. E ogni tanto fate anche le cose in coerenza con quello che votate. Ogni tanto. Chissà come mai. Da che parte è la punta.